Eccomi qua, voi direte giustamente, ma che c'entra nonno libero, Lino Banfi? Perché quando è sera viene sempre in mente una preghiera, ognuno di noi, io immagino. Forse a me un po' di più perché da ragazzo ho fatto il seminarista per 4-5 anni, quindi un po' più di vocazione alla preghiera. Cioè, e ancora me le ricordo tutte, anche quelle in latino, tutte quante, dopo tanti anni. Che cosa, perché io sto qua? Per parlare ai giovani, ai ragazzi, come dice Lino Banfi, che possono essere i figli, i generi, le nuore e soprattutto i nipoti, nel ricordarvi che dovete fare una preghiera per i vostri nonni, perché i vostri nonni sono sacri, importantissimi. Questo è il momento che io, come ambasciatore UNICEF, come ambasciatore dell'UNESCO, avrei dovuto parlarne se avessi potuto, ma non abbiamo potuto, siamo tutti reclusi, del patrimonio dell'umanità che è il nonno. Il nonno è un vero patrimonio dell'umanità che va custodito. E mi è venuto in mente che tanti anni fa io lavoravo con Domenico Modugno, ero molto amico suo, e gli chiesi: Mimmo, ma come ti è venuto in mente di scrivere quel testo, quella canzone, quella musica bellissima? Il vecchietto, dove lo metto, dove lo metto? Che terrificante se lo leggi oggi questo testo, per quello che sta accadendo oggi. E questo non deve accadere, che il vecchietto dove lo metto, dove... il vecchietto è importantissimo. Quindi vi prego, ragazzi, fate una preghiera per i vostri nonni, che questo è il momento giusto. Ciao.